Sì, è una promessa mantenuta, avevamo detto durante la discussione sul piano economico-finanziario, sul servizio dei rifiuti, che ci sarebbero state delle agevolazioni. Queste agevolazioni, anche grazie ai ristori dati dallo Stato, ci hanno permesso di mettere in campo oltre mezzo milione di euro per uno sgravio alle famiglie che varia da 35 fino a 50 euro sulle prossime bollette tariffarie che arriveranno il prossimo anno alle famiglie. Oltre 300.000 euro alle imprese che hanno dovuto chiudere nell'epoca Covid, con sgravi variabili dal 35 al 60% sull'importo totale, che potranno andare o il prossimo anno oppure quest'anno se ancora non hanno pagato completamente la tariffa prevista secondo le rate inviate dal comune attraverso gli F24. Quindi sgravi sulle bollette per i cittadini, su ogni bolletta 35-50 euro. Da 35 a 50 euro colpirà. Se ne avvantaggeranno tutte le famiglie oristanesi, non solo gran parte delle attività, ho già detto, che hanno dovuto chiudere nel periodo Covid, e probabilmente ci sarà un ulteriore ribasso delle tariffe. Questo che andrà a regime quando verrà fatto il nuovo piano economico-finanziario, dove verranno determinate le nuove tariffe per il 2022. Questo è in relazione al periodo Covid, grazie anche al fondone e ai ristori dati dallo Stato, però confidiamo anche in ulteriori sgravi per il prossimo anno.